Buongiorno, nella mattina di sabato andiamo a fare un giro nella buca, luogo proprio del raduno dell'Elefantentreffen. Abbiamo riallargato il gruppo perché nell'albergo dove ci siamo fermati a dormire abbiamo trovato delle nostre vecchie conoscenze. Eccolo qua davanti, il primo è il Franz, con il quale abbiamo fatto il nostro primo e anche secondo e anche terzo Elefantentreffen. Quest'anno c'è anche suo figlio e ci sono altri due nostri amici che abbiamo conosciuto quest'anno: Piero, altro socio nostro accompagnatore fisso. Qua dietro ovviamente c'è sempre mio papà con me. Siamo un totale di 7 moto. Quest'anno è andata così, poca neve l'ha fatta nei giorni scorsi, ma pioggerellina che ha fatto sciogliere praticamente quasi tutto. Infatti, come vedete, la strada è tutta bagnata, ma noi, grazie alle nostre Dunlop Mutant, non abbiamo problemi di tenuta. Già ieri sera abbiamo fatto una tappa qua a raduno, mi sarebbe piaciuto mostrarvi il paesaggio un po' più notturno con quella leggera foschia che c'era, ma purtroppo la GoPro ha remato contro di me perché si era inchiodata e non registrava più. Pensavo fosse un uomo vero. Era un fantoccio con la faccia disegnata. Senso di percorrenza della curva. Peccato per questo bagnaticcio che ci lercia tutta la visiera. Ecco la foschia. Bella, 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 bella. Mi piacciono da Dio queste traiettorie. Eccolo lì il primo cartello che ci indica l'elefante. A me non gasano queste scene. 20 moto davanti e altre 20 dietro. Stradina sperduta. Facciamo la foto qua. Che è bello il paesaggio. Che c'è lo sfondo bello e tutto, anche per il tuo blog direi che è perfetto. Si può mettere. Mettimi dentro anche a me. Lui è il Franz del quale vi parlavo prima. Abbiamo fatto una tappa fotografia in quella stradina sperduta, ma non siamo poi proseguiti. Abbiamo girato indietro per ritornare sul nostro percorso e potete ammirare qua le collinette con i loro sali scendi di strade che si districano in mezzo alla vegetazione. Che frase da enciclopedia che è venuta fuori. Bam! Con il riecheggio della Tracer dentro ai colli, la nebbia agli erticolli piovigginando sale, il rombo della Tracer ti faccio sentire, anche se non fa rima va bene lo stesso. Bello, bello, bello. Vedete che un po' di fiocca c'è qua però? Però anche una foto lì sopra si poteva fare, non so cosa sia. Ciaone! In una curva c'è il sole, quella di prima c'era la nebbia. Molto vario questo meteo. Eccoci qua. Ci stiamo addentrando nel luogo del raduno. Gente che va, gente che viene. Noi siamo quelli che vanno, quelli che vengono. Tornante. No, era solo una curva. Hello, it's me. Ed ecco, inizia la fila di moto parcheggiate. Parking. Che profumo di benza. E come direbbe Ace Ventura? Parcheggio perfetto. Ta-da. Incamminandosi nella fossa. Benvenuti all'entrata del raduno. Che in Malterra. Lasciamo il marchio. Adesso appena ci fanno passare. Ok, sì. Vado, eh? Sì. Ok. Visitors. Braccialetto per l'entrata. Hello. Thank you. Adesso che siamo dentro ve la posso mostrare. E sono quattro. Anche tu ce l'hai, però sì, l'hai nascosta. Questa è la buca. Questa è l'essenza del raduno. Campeggio selvaggio con birra e alcol. Gente che si spoglia in mezzo al nulla. Barbecue dappertutto per scaldarsi e anche per far da mangiare. Rispetto agli altri anni non c'è nemmeno tantissimo, dire la verità. Per portare l'acqua di solito si usano i tubi, qua si usano altre maniere. Come finirà? O mi viene addosso, o gli spacca la forcella, o si rovescia uno, o si rovescia l'altro. Il gioco di squadra è fondamentale. Vedi che spinge, lui va. Cosa sono? Sabbie mobili? Non essere veri stivali al tempo questo. Cosa non si fa per venire all'elefante? Vabbè, il nostro giro in buca l'abbiamo fatto. Abbandoniamo l'area perché ste salite maltose fanno sudare come i maiali. Sei sgollo? Io un po'. No,
da fiatone. Salutiamo l'Elefantentreffen. Ma che casino fotonico che c'è qua. Che personaggi. Con una manica di boscaioli. Ora via da Raduno andiamo a fare un giro a Pilsen, che è Repubblica Ceca. Fan divertire queste strade comunque, nonostante siamo in inverno. Io adoro queste uscite di curva. Siamo un bel trenino, voilà. Si scende. Ma è ghiacciato. Mi sa di sì. E si va a sinistra, direzione Regen. Ci fermiamo un attimo per verificare il percorso e... Ma sto rumore di... avvertimento da bombardamento? Hanno sentito arrivare il cacciabombardiere e fanno suonare la sirena. Io mi sto preoccupando, e non è che arriva qualche stuca qua che... È la pula che ci sta rincorrendo. A cagate sparate, quindi decidiamo di ripartire. Che bel cumulo di casottine una sopra l'altra. Tempo molto minaccioso, la grigio così. Ecco qua, Ceca Repubblica. Abbiamo varcato il confine. Asia Market, sembra una bidonvilla, non un Asia Market. C'è tanto di quello schifo qua per terra che continuano ad arrivare le sassate da davanti. Quella striscia qua che si vede in mezzo. Infatti cerco di evitarla anche per chi c'è dietro. Sasso! Aia! Boh, così non ci vedo più niente. Un altro tornantino. Che facciamo chiana chiana. Questo spacca! La macchina nel momento dove non dovevamo trovarla. Qua c'è un tornante secchissimo. Eccolo là. Bagnatissimo. No, volevo dirvi, allora andare a Plinz vuol dire fare 40 km tutta di strada così. Prendiamo lì vicino, sì, dove c'è quel coso lì, sì, ci sbacchiamo, sì, e siamo perfetti. Sì. Bello. Tappa pappa fatta. E che sole. Sono finito per fare l'ultimo della fila perché mi hanno detto che faccio troppo baccano lì in mezzo. Adesso ritorniamo verso l'albergo sperando di non prendere acqua. Rientrare nelle curvettine divertenti. Il bello che caratterizza questi posti sono tutte queste collinette che fanno sì che le strade siano tutte destra, sinistra, sali, scendi. Parte la garella. E un'altra destra per entrare nel tornantone che chiude tutto. Questo sì che è un bel andare. Speriamo che non ci sia nessuno pronto a fermarci. Infatti è quello lì il display subito che ti fa sentire in colpa, che ti lampeggia 44 all'ora come se stessi andando a 200. Grandi. Io azzarderei anche una mappa sport. Eccola là, là inserita. Tra un po' ci addentreremo ancora nella foresta. Mangia, 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 mangia. Aia, che sassata. Ah, sembra che mi ha sparato. Mi hai colpito. Ah! Qua la prendiamo. Abbiamo preso l'acqua. Non sono riuscito a far partire prima la GoPro con sti guanti spessi. Dopo aver messo su la busta di plastica, tutto il meccanismo sperando che stia registrando, non riuscivo più ad accenderla. Come voleva si dimostrare, si è messo a piovere. Spero che il sacchettino che ho messo sulla GoPro stia reggendo. Quindi se vedrete il video è perché è retto. Se sentite sventolare è la bustina. E vi faccio vedere qua nello specchio. Dopo questo ritorno sulla stessa strada dell'andata, ma con la differenza che l'abbiamo fatta interamente sotto l'acqua, ce l'abbiamo fatta arrivare al nostro alberghetto anche stasera. Ne approfitto del cielo grigissimo per scattare l'ultima foto della giornata qui a Eging, dove abbiamo la nostra base. Direi che anche questa giornata è giunta al termine. Ci vediamo nel quarto episodio, dove saremo sulla via del ritorno. Ma attenzione, anche se il quarto episodio è quello dell'ultima giornata, ce ne sarà un quinto con un contenuto molto speciale.